Ciao a tutte ragazze, bentornate nel canale e benvenute in un nuovo video. Oggi vi mostrerò come creare questa nail art con il gel 3D. Allora, incominciamo subito. Prendo una tip. Vado a fare la base blu. Una lampada. Fatto questo, prendo un sigillante opaco. Vado a sigillare la mia unghia. E rivado in lampada. A questo punto avrò bisogno di un gel brillantinato. Io userò questo. Aspetto che il sigillante si asciughi. Sgrasso. Vado a prendere il gel brillantinato. Vado a mettere solo da una parte. In questo modo arriva la lampada. Adesso con un gel bianco ed un pennello con la punta sottile vado a definire la mia parte brillantinata in questo modo. E rivado in lampada. Fatto questo, adesso inizio
fare il fiore con il gel plastilina. Prendo la plastilina, faccio tre palline piccoline, serve pochissimo gel, ecco qua, e le vado a posizionare lì dove voglio creare i miei petali. Adesso metto un po' di cleaner in un bicchierino e con il pennello in silicone, questo a punta, vado a fare il fiore. Bagno la punta del pennello, asciugo un po' e vado a creare il mio fiore. Premo in questo modo e accarezzo leggermente verso i lati per far aprire il petalo. Faccio la stessa cosa qui, premo e vado ad aprire. Faccio anche con quest'altro. La del lampada. Adesso con un gel bianco, con il pennello sottile, vado a fare qualche piccolo ricciolo. Così, arrivato 5 secondi in lampada. E con un gel brillantinato argento vado a creare il centro del mio fiore. Arrivato il lampo l'ultima volta. Il lavoro è terminato. Ragazzi, se i miei video vi piacciono lasciatemi sempre un like, mi raccomando, condivideteli. Se vi fa piacere, attivate la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E grazie di cuore a tutte, veramente a tutte. Questo è il risultato finale. Spero vi piacciono.
E niente, io vi mando un bacione. Alla prossima. Ciao a tutte.